Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi è uscita la nuova arma LD di Ash. Che bella che è Ash, veramente bella, inteso ovviamente come fattore estetico, perché la nuova skin e la nuova arma LD sono semplicemente bellissime. Quindi già vacillo per colpa di queste cose. A parte ciò, devo ammettere LD di Ash che la rende abbastanza particolare. Doppio Enchant e doppio Imperil, Tuono e Sacro, sia ovviamente se stesso che per il party. Doppio Imperil ai nostri avversari, sia Sacro che anche Tuono. L'unica cosa che un pochino mi fa storcere il naso è il fatto che l'Imperil non sia aura, ma che sia comunque sempre il solito debuff che si infligge agli avversari. Ormai abbiamo imparato che i nostri avversari sono quasi sempre immuni al fattore Imperil, quindi un pochettino forse si va a contrastare, no? Questa meccanica rispetto ai boss, perché comunque essendo la maggior parte ormai quasi immuni all'Imperil, un pochettino fa storcere il naso. Però il resto è molto buono, buff unico che la rende praticamente fenomenale, in quanto sblocca un nuovo attacco HP che consente al party di essere trasportato praticamente subito ad effettuare subito l'azione con ex carica. Quindi praticamente è come se avessimo una ex a comando, fondamentalmente. E questa è una cosa molto buona. Ovviamente puoi utilizzarla una volta sola, almeno da quello che ho capito puoi utilizzarla una volta sola questa cosa, ma farò ovviamente i miei test di routine qualora dovessi trovare appunto l'LD di Ash. Non voglio spendere tanto, il mio obiettivo sapete sempre che è prefissato sui 50 ticket, non voglio spendere di più, però sono sicuro che Ash mi farà spendere di più. Mi farà spendere anche di più perché diciamo che è il primo banner che esce nel JP dove per il momento non abbiamo free pull. Non abbiamo free pull perché la campagna per l'appunto è finita a inizio novembre, la nostra campagna autunnale è finita a inizio novembre, quindi diciamo che questi saranno adesso tutti banner, come potete vedere, normali, senza free summon e soltanto sfruttando i ticket. È veramente bellissima l'LD, ve la voglio fare vedere, che è la spada del patto, se non ricordo male, perché la spada del re è la ex, mentre invece questa è la spada del patto. E guardate che bella, esteticamente bellissima, raga, c'è poco da fare. E poi Strago, che prende la sua LD Extend di Strago, che comunque, come molti avevano già previsto, giustamente, come la maggior parte dei rework, il potenziamento di queste LD consiste semplicemente nell'aumentare i danni Brave che facciamo, aumentare i danni HP che facciamo, e quindi fondamentalmente è l'unica cosa che a mio avviso a Strago serviva, ovvero avere un potenziamento per quanto riguarda i danni Bravery che effettuiamo all'avversario e ovviamente un HP Damage Up, se non sbaglio del 20%, che schifo non fa. Abbiamo anche la BT del Nacho all'interno del banner, che ovviamente mi manca, ma non è detto che ovviamente mi possa uscire. In totale ho 800 ticket, vorrei spenderne una cinquantina, se devo essere onesto, però non lo so. Vediamo come va e poi tiriamo le somme. Mi muto, pullo e speriamo bene. We'll be right back.
Mamma mia, che bruttezza! Neanche una orb dorata. Letteralmente neanche una orb dorata. Non so se andare avanti. Ho già speso il limite che mi ero prefissato. È vero che con i Roa posso guadagnare qualche ticket, però devo anche spenderli poi per la sua LD, sperando che vada tutto bene. Niente, neanche una orb dorata. Mi sa che sto banner è leggermente chiuso. Non devo permettermi di perdere la testa. Purtroppo sto banner, a quanto pare, è letteralmente chiuso. Va bene. Arriviamo a 700. Spendo, diciamo, il doppio di quello che mi sono prefissato. Vediamo come va la situazione e dopo a 700 decido cosa effettivamente fare. Neanche una orb dorato, veramente allucinante. Niente, sto banner per me è letteralmente chiuso. Inutile investire oltre perché non so fino a quanto possa convenire. Realmente parlando, non lo so. Per cui, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video. Spero che voi possiate avere più fortuna sicuramente rispetto a me. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona fortuna e ci becchiamo in live su Twitch e ovviamente anche alla prossima. Bye bye!